droga, armi e anche materiale provente da furto. Questo è il bilancio delle azioni della polizia locale di Buccinasco e di Corsico, che hanno agito congiuntamente in dei controlli durante il weekend. 60 grammi di hashish già suddivisa in dosi e circa un etto ancora da suddividere, una pistola a salve, un pugnale della refurtiva, tra cui 6 biciclette, 2 notebook e 2 orologi. È l'esito del controllo straordinario eseguito negli scorsi giorni dai due comandi uniti di polizia locale. 8 agenti, con l'ausilio delle unità cinofile della polizia locale di Milano, hanno eseguito accertamenti mirati nei centri cittadini e nei parchi in un'operazione di contrasto del degrado urbano coordinata dal comandante Gianluca Sivieri e dagli uffici delle due polizie locali. 3 uomini, tutti italiani e residenti in zona, sono stati sorpresi in possesso di modiche quantità di hashish per uso personale. Un 18enne e un 37enne sono stati segnalati alla prefettura di Milano come assuntori per l'adozione poi delle sanzioni del caso. Nei confronti del terzo, un 20enne, oltre alla segnalazione, gli agenti hanno proceduto con il ritiro della patente di guida, in quanto aveva nella sua disponibilità un veicolo. Gli agenti hanno perquisito un locale abbandonato a Corsico ed è qui che hanno trovato circa 60 grammi di hashish già pronta per essere venduta e delle armi, in particolare una pistola a salve e un pugnale. All'interno del locale sono state recuperate anche biciclette, computer e orologi rubati. Tutta la sostanza stupefacente e gli oggetti ritrovati sono stati posti sotto sequestro a disposizione dei magistrati.